Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Business Leader. Viviamo l'era della digital transformation, è un momento di cambiamenti rilevantissimi che impongono al business e al mondo produttivo tante sfide, tanti cambiamenti. Le aziende stanno imparando a muoversi più velocemente, sono sempre più internazionalizzate, più competitive, ridisegnano gli spazi di lavoro, si sta trasformando il modo di lavorare delle persone che è diventato più mobile, un modo di lavorare condiviso e collaborativo. All'interno dell'organizzazione aziendale tutte le linee di business devono contribuire al processo di trasformazione digitale che non può essere ricondotto solo ad una questione tecnologica, ma è una sfida che richiede un vero e proprio cambiamento culturale insieme anche ad un ripensamento dei modelli di sviluppo e gestione del capitale umano. Ci sono anche degli aspetti che il nostro ospite di oggi mi consentirà di far passare questo concetto, forse sono un po' meno glamour di altri, ma sono altrettanto importanti. Allora vorrei dare il nostro benvenuto a Gianluca Crespi, avvocato partner dello studio Alexia Avvocati Commercialisti, ben trovato e grazie. Grazie a voi. Abbiamo deciso di intitolare questa trasmissione Lavoro, Tecnologia e Tutele Giuridiche perché naturalmente in un mondo che cambia così rapidamente le aziende vanno accompagnate da molti punti di vista e quello legale non è certamente l'ultimo di tanti altri. Allora partiamo, avvocato, da una considerazione di carattere generale. Questi aspetti giuridici che evoluzione hanno avuto rispetto all'evoluzione tecnologica del cosiddetto posto di lavoro? Di fatto è la trasformazione di questi ultimi anni. Il posto di lavoro è diventato sempre più informatizzato, sempre più tecnologico, a seguito dell'introduzione di molte tecnologie alcuni posti di lavoro sono diventati ridondanti, alcune attività sono cessate. La tecnologia ha avuto un impatto molto violento in generale la trasformazione digitale ha avuto un impatto molto violento sul posto di lavoro. Da un lato è un'opportunità, dall'altro è anche uno strumento da gestire con molta cautela e con molta attenzione. È però un processo inevitabile, è un processo che storicamente, quantomeno per gli ultimi 20 o 30 anni, è andato sempre in una medesima direzione, quella del progresso continuo. È un processo che ancora non si è arrestato, né credo si arresterà mai, richiede di essere gestito con intelligenza, con cautela e con tutte le attenzioni che comunque l'ambiente di lavoro richiede, anche certo, per la presenza appunto di lavoratori e di esigenze che vanno ben oltre l'organizzazione aziendale. Anche perché immaginiamo, e forse capiterà anche a voi, di incontrare profili di imprenditori diversi, cioè chi sarà particolarmente proattivo nel gestire questi cambiamenti, chi invece è solamente reattivo e quindi va assolutamente sostenuto. Abbiamo molti temi sotto i riflettori, intanto per esempio le modalità di selezione del personale che immaginiamo appunto fruiscano delle opportunità offerte dalla tecnologia. C'è il grosso problema dei controlli a distanza, la raccolta, la gestione dei dati dei lavoratori, le scelte organizzative che l'evoluzione tecnologica impone e quindi insomma se dovessimo parlare un po' in termini generali di rapporto tra lavoro, tecnologia e tutele giuridiche, lei oggi che tipo di Polaroid ci scatterebbe rispetto ai problemi che dovete affrontare accompagnando, come dicevamo prima, un imprenditore che a sua volta affronta tutto ciò? Dunque, io partirei dal concetto che si tratta comunque di un tema che è stato molto sdoganato nel corso degli anni. Noi viviamo in un sistema di relazioni lavoristiche che è ancora improntato ad una legislazione risalente negli anni. Mi riferisco in particolare allo Statuto dei lavoratori che impone certe cautele, che impone certi obblighi al datore di lavoro e al tempo stesso anche alcuni divieti. Quindi il tema è sicuramente un tema di grande evoluzione, però nell'ambito di regole del gioco che sono molto chiare e sono, sia pure con una serie di accorgimenti che sono stati portati negli ultimi anni e anche di recente, ripeto, sono regole che sono state fissate fin dagli anni 70. Per riferirmi a quello di cui parlava circa i controlli a distanza sono previsti da una specifica norma dello Statuto dei lavoratori che li regolamenta di fatto prevedendo un divieto generale. Certo.
un divieto generale, però al tempo stesso questo divieto fa un po' a pugni, se mi passa l'espressione, con l'evoluzione tecnologica, perché oramai con internet, con la posta elettronica, con il telefonino e con tutti gli strumenti che servono quotidianamente per rendere la prestazione lavorativa, il controllo a distanza è quasi assicurato automaticamente. E Per non allora pensare poi, per non parlare, avvocato, di un tema trasversale che è quello dell'utilizzo dei social network, che non è esattamente uno strumento di carattere lavorativo, ma che in ogni caso, come assolutamente. dire, è quella rete all'interno della quale si può cadere molto spesso. Anzi, questo racconto esperienze personali di casi gestiti direttamente di dipendenti che sono stati un po' Sì. colti Ad in utilizzare in maniera un fallo po' troppo leggera il ad social network utilizzare, durante l'orario di lavoro, o naturalmente. anche il social network, testimoniando attraverso il social network che magari le motivazioni dell'assenza formalmente imputata a malattia, per esempio, non erano reali, e Certo. quindi i casi di lavoratori che vengono invece colti a fare delle attività molto più divertenti tramite social network. Infatti, insomma, quindi ci sono molti aspetti ai quali bisogna prestare attenzione come imprenditore e poi anche come supporto legale. E quindi siamo Certo. partiti dal tema del controllo a distanza. E poi che cosa, quali altre priorità? Ma sicuramente oggi è l'argomento all'ordine del giorno che a mio modo di vedere sopravanza addirittura quello del controllo a distanza è quello del rispetto della normativa sulla privacy. L'anno scorso è entrato in Il vigore in GDPR. Italia il GDPR e ha creato, oltre ad una serie di allarmi in tutto in parte giustificati, comunque ha creato un nuovo tema su cui confrontarsi. Perché il GDPR impone delle scelte organizzative, impone la realizzazione e l'adozione di certi modelli organizzativi all'interno dell'azienda che impongono alle aziende di farsi carico di tutta una serie di problemi che prima probabilmente c'erano, perché comunque la privacy non è un tema recente, è un Certo. tema che c'è da tanti anni, però ecco, diciamo che oggi sono avvertiti con molta più pressione anche per le sanzioni importanti che il GDPR ha previsto a carico di chi non si fa, non segue Certo. E quelle quindi insomma tutto il previsioni. tema della trattazione, diciamo, dei dati dei lavoratori. Corretto, corretto. Per quello che riguarda, allora, noi abbiamo detto che il tema è la relazione tra un consulente legale e l'imprenditore nella gestione di questi problemi. Forse che più direttamente che con l'imprenditore voi vi confrontate con i manager delle risorse umane che devono farsi sostenitori di questi cambiamenti, i promotori devono gestire queste problematiche all'interno dell'azienda, naturalmente, come dicevamo prima, anche in maniera costruttiva. Ma a suo avviso, almeno secondo il vostro punto di osservazione, che è quello specifico e quello legale, gli effetti delle innovazioni tecnologiche sul mondo HR, quali sono? Ma allora, innanzitutto una automatizzazione dei processi. Ci sono tutta una serie di processi che oggi non vengono più fatti manualmente come prima, ma in tutto o in parte vengono automatizzati. Penso per esempio alla fase del recruiting. Oggi è ben difficile che un curriculum arrivi direttamente sulla scrivania di un direttore del personale semplicemente con un invio tramite o posta o per i casi più sofisticati di posta elettronica. Oramai ci sono tutta una serie di filtri Certo. all'ingresso, banalmente anche LinkedIn è un'evoluzione tecnologica con cui in questi anni ci si sta rapportando, così come l'inserimento di questi curriculum all'interno di banche dati, con parole chiave che consentono di ricercare quel determinato curriculum, quella determinata risorsa, magari inserendo banalmente ciò che si sta cercando senza dover andare a scartabellare di volta in volta nell'archivio. Però sono tutti temi che coinvolgono la gestione di un dato e quindi da qui l'importanza di avere un modello organizzativo in materia di privacy che consenta legittimamente di trattare quel dato. Quindi consenso dove richiesto, in ogni caso l'informativa e così via. Tutta una Certo. serie di adempimenti che consentono di sfruttare anche l'evoluzione tecnologica. Mi ha colpito molto questa osservazione che ha fatto. È difficile che il curriculum adesso passi direttamente dalla mano di una persona al tavolo di un manager delle risorse umane o del direttore Corretto. di un personale, di un imprenditore. Oggi davvero i filtri che si passano sono molti di più, anche perché la ricerca del personale, come sappiamo, è estremamente mirata in questa fase. Le aziende cercano delle professionalità estremamente specifiche, per cui anche da lì magari un messaggio a chi ci ascolta.
Basta con i curriculum a pioggia perché tanto disturbano solamente certi tavoli e nessuno purtroppo li considera. Allora, lei diceva, ha fatto questo ragionamento appunto su come arrivano i curriculum e questo ci porta ad un altro grande cambiamento che è arrivato oggi e sempre di più tra di noi, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il cosiddetto recruiting. Ci abbiamo scherzato molte volte, abbiamo l'esempio di Vera, che è questa intelligenza artificiale che viene utilizzata da IKEA per fare una grande selezione di curriculum perché a loro ne arrivano veramente tanti. Secondo lei in Italia da questo punto di vista, insomma, cosa state osservando? Abbiamo qualche tendenza interessante? Le aziende si stanno affacciando anche a questa modalità di sfoltire il curriculum che arrivano? Ma allora io devo dire la verità, per l'esperienza diretta che ho, siamo ancora un po' lontani dalla evoluzione tecnologica così come è stata rappresentata dal modello Vera di IKEA. Oggi ancora si fa molto, molto uso delle società di selezione del personale, sì. E quindi al momento siamo ancora nella fase in cui tutto quel processo deve ancora partire. È partito evidentemente per società che in qualche modo sono tenute per dimensioni, per organizzazione e per un po' storia personale a farsi carico per prime delle evoluzioni tecnologiche e in generale delle nuove tematiche nel posto di lavoro. Però io devo dire, per l'esperienza diretta che ho, l'evoluzione diciamo che è ancora moderata, le modalità di selezione sono ancora quelle ordinarie. Non escludo che di qui ai prossimi anni invece ci siano dei cambiamenti significativi. Ah sì, sicuramente ne vedremo delle belle. Avvocato, la questione della riservatezza all'interno di un'azienda quando si tratta di gestire personale, gestire appunto i rapporti con i lavoratori, quali sono quei profili che vengono gestiti da una funzione legale appunto che noi non vediamo? Perché è così importante anche la trattazione di questo argomento all'interno di una realtà aziendale? Perché, come dicevo, l'azienda ha bisogno di adottare dei modelli. Io, con l'entrata in vigore del GDPR, in vista dell'entrata in vigore del GDPR e dopo l'entrata in vigore del GDPR, ho passato buona parte del mio tempo a predisporre per le aziende dei codici di comportamento che potessero governare l'utilizzo dei dati personali da parte dei direttori del personale e in generale da parte di tutti coloro che si trovano ad affrontare il trattamento di un dato personale. Mi sono trovato a dover gestire le modalità di comportamento dei dipendenti rispetto agli strumenti informatici che sono stati assegnati loro in dotazione, a partire dal computer, arrivare alla posta elettronica, al telefono e a qualunque altro sistema, perché in realtà occorre tenere in considerazione che gli esempi di trattamento dei dati sono i più vari. Banalmente anche il telepass che viene assegnato in uso ai dipendenti che con le macchine aziendali, però di fatto registra il dato, perché se io passo dal casello ad una certa ora, ad una certa data, quel dato viene registrato automaticamente ed è un dato che devo trattare. Quindi io con quel trattamento del dato ho bisogno di confrontarmi nell'ambito di regole certe, quindi io dovrò informare il lavoratore che attraverso il telepass è potenzialmente soggetto ad un controllo e regolarmi di conseguenza. Quindi per le aziende è fondamentale avere dei modelli organizzativi costantemente aggiornati e in linea con l'evoluzione tecnologica che hanno deciso di adottare in azienda. Certo, adesso capiamo perché anche i dati hanno anche un grandissimo valore economico, anche proprio per tutte le implicazioni appunto che lei ci stava spiegando. Altro grande tema che da qualche tempo a questa parte avete la fortuna, se così vogliamo definirla, appunto di gestire, la questione della blockchain. Sì. Avvocato, insomma, questa nuova tecnologia della catena dei blocchi, capace di certificare molti processi, se ne fa un uso sempre più largo anche in mondi che non potevamo mai immaginare qualche anno fa che ne potessero utilizzare, il mondo dei notai che certificano certi processi, passaggi di proprietà, compravendite e quant'altro. Ecco, all'interno, nell'ambito appunto del mondo del lavoro, lei che tipo di applicazioni sta vedendo interessanti che le aziende stanno facendo di questa tecnologia, oppure non stiamo vedendo niente? Perché insomma io mi sono lanciata in una domanda con una certezza, ma magari insomma lei mi racconta che
che invece non c'è ancora niente di particolarmente interessante, grandi prospettive, grandi potenzialità, ma per fare che cosa? No, dunque, allora, la blockchain, ossia un registro condiviso costituito da blocchi, immaginiamo un palazzo in cui ciascun blocco costituisce un mattone. Il palazzo sta in piedi in tanto in quanto i mattoni siano collegati tra di loro. Nel momento in cui un mattone viene tolto, il palazzo crolla. Quindi quell'informazione costituisce la base per le informazioni successive. E questo dà garanzia di veridicità all'intera rete, a tutti i blocchi che sono costituiti nella rete. Nell'ambito del mondo HR, che è quello che io vedo direttamente, devo dire la verità, ci sono una serie di prospettive di possibili utilizzazioni della blockchain, ma ancora non c'è un utilizzo, quantomeno in Italia, non c'è ancora un utilizzo affermato della blockchain. Non si è consolidata una prassi, un po' come si potrebbe dire nel ancora, gergo legale. Ancora no. C'è da dire però che la blockchain viene utilizzata in tutta una serie di altri settori, anche in Italia, per esempio il settore assicurativo, il settore bancario e finanziario. La blockchain viene utilizzata per tracciare la filiera produttiva, quindi a garanzia che un certo prodotto è stato raccolto in un certo posto, ha seguito un certo processo di trasformazione fino ad arrivare al consumatore finale, che quindi attraverso la blockchain ha la possibilità di verificare i singoli passaggi, la veridicità dei singoli passaggi. Un'applicazione che è stata fatta nel settore assicurativo, lasciando un attimo da parte il settore bancario e finanziario con le criptovalute eccetera, però mi aveva incuriosito, era la possibilità per esempio che attraverso la blockchain e l'utilizzo degli smart contract, di cui magari parleremo più tardi, si potesse ricevere immediatamente un indennizzo per il solo fatto che un determinato volo era partito in ritardo piuttosto che era arrivato era stato cancellato o così via. Quindi è sicuramente una tecnologia all'avanguardia. Oggi nel settore del mondo del lavoro è ancora un po' al palo, anche se però leggevo uno studio condotto da Lace Journal, che è una rivista che si occupa delle evoluzioni nel settore del lavoro, che prevedeva tutta una serie di possibili applicazioni, per esempio in materia di selezione del personale. Sapere che in un determinato blocco è contenuta la prova provata che un determinato candidato ha una certa specializzazione perché ha seguito un certo corso di studi, rende superflua qualunque altra verifica che l'azienda dovrà svolgere nei confronti dell'università piuttosto che nei confronti del centro che cura la formazione specialistica e così via. Certo. Quindi attraverso queste modalità si riesce ad avere dei candidati, evidentemente. È ancora fantadiritto, come so che a lei piace dire, ma lo sarà ancora fantadiritto, però secondo me queste applicazioni possono essere di quasi immediate, perché a fronte di una blockchain che si estende, probabilmente queste saranno le primissime applicazioni. Però la norma di recente in questo campo è intervenuta, per esempio con il recente provvedimento sulle semplificazioni. Che cosa ha normato appunto questa novità? Ma allora, noi abbiamo un legislatore che in materia digitale è molto attento. Noi siamo stati tra i primi paesi che hanno introdotto la firma digitale e siamo stati tra i primi paesi che hanno regolamentato la blockchain e lo smart contract. Nel febbraio di quest'anno è stato convertito in legge il decreto semplificazioni dello scorso anno e tra le altre norme era prevista anche una norma che di fatto ha benedetto la blockchain e gli smart contract. Per la blockchain di fatto si è detto che le informazioni contenute nei blocchi sono munite di data e di ora certa, cioè estraendo una certa informazione da un blocco si ha la prova che in un certo momento, ad una certa data, ad una certa ora, quell'informazione lì è certificata, è vera, è reale. Per quanto invece riguarda gli smart contract, poi magari due parole sugli smart contract. Sì, la temibile regia mi dice che abbiamo due minuti, ma potremmo dirle, sono muniti di prova della stessa efficacia di un qualunque contratto scritto, quindi hanno efficacia di prova scritta.
E quindi da qui agli smart contract, avvocato, insomma, che cosa dobbiamo dire per far conoscere anche questo concetto che magari sarà oggetto di un'altra puntata a cui dedicheremo interamente tutto il tempo solo a questo tema? In semplicissime parole, lo smart contract è un applicativo informatico che traduce in linguaggio informatico un contratto. Le parti si mettono d'accordo perché a determinate condizioni si verificano determinati effetti, e in inglese si dice if then, quindi sì. Si verificano queste, se immediatamente si verificano questi altri effetti, è il fatto che sia prevista la possibilità di assegnare a questi smart contract determinati effetti anche di prova scritta, rende le potenzialità molto importanti, certo. Anche da un punto di vista lavoristico, dove c'è una tendenziale libertà di forma, ma ci sono tutta una serie di contratti, come per esempio il patto di non concorrenza, che invece deve essere a pena di nullità fatto per iscritto. Perché no? Il patto di non concorrenza potrebbe essere fatto anche con le combinazioni dello smart contract. Certo, sono una realtà già dagli anni 90, dalla fine degli anni sì. 90, se non ricordo male. In questo momento, per esempio, per le aziende, che tipo di utilità possono avere? Per un'azienda che lavora nel campo della manifattura, esiste già una possibilità di utilizzo, di firma di un contratto di questo tipo? Beh, in realtà... Questi contratti intelligenti? In realtà sì, ci sono una serie di applicazioni che già possono essere attuate e sono attuate. Dicevo appunto il settore assicurativo, il settore bancario, ma non escludo anche altri ambiti. Per esempio nel settore dell'IT già funziona, le chiavette con l'inserimento all'interno dell'autorizzazione ad accedere a determinati programmi, certo. A seguito del pagamento di certe fee, eccetera, è già una realtà fin dagli anni 90. 10 secondi, avvocato Crespi. Sì. Lei, quando si è laureato in giurisprudenza qualche anno fa, è molto giovane, avrebbe mai immaginato di doversi occupare di tutti questi temi? No, devo dire di no, mi sto trovando ad affrontare un cambiamento epocale anche dalla nostra professione. Banalizzo, certo. Noi adesso oramai abbiamo quasi superato il processo informatico, una volta era fantascienza, uh-huh. Una volta si usava la carta, si consumava, certo. Un sacco di carta, si depositavano fascicoli alti così, oggi è tutto informatizzato. E quindi, insomma, e sono venuti meno anche alcuni lavori collegati, per esempio quello del domiciliatario, cioè l'avvocato del luogo, ormai ha perso di qualunque valore. Siete dei traghettatori verso un'era assolutamente interessante, insomma, la racconteremo. Speriamo. In ogni dettaglio. Grazie all'avvocato Gianluca Crespi per essere grazie stato con noi, buon lavoro, grazie. A presto, e noi ci rivediamo da una prossima puntata. Buona serata a tutti.